Allora, dicevamo, riannodiamo su questo palcoscenico i fili della nostra memoria, e la sezione che andiamo a presentare, a premiare adesso, è una sezione nuova, una sezione che parla del Mediterraneo, visto che qui ci troviamo proprio nel cuore del Mediterraneo. Ischia è una delle perle di questo mare bellissimo, e la sezione si chiama proprio Informazione sul Mediterraneo, e adesso qui accanto a me verrà Antonio Valiante, vicepresidente della Giunta Regione Campania, con delega ai paesi per il Mediterraneo, proprio per leggere la motivazione di questo premio e il nome del vincitore. Il mare come dimensione, la profondità come racconto, l'orizzonte come missione, il Mediterraneo, luogo di evoluzione dell'uomo, premio Ischia 2008 per l'informazione sul Mediterraneo a Giancarlo Licata. Giancarlo Licata, dal 95 responsabile del magazine televisivo Mediterraneo, cronista parlamentare dal 1988, inviato speciale del TG3 Sicilia dal 91 al 94 e caporedattore della RAI in Sicilia dal 94 al 2001. Ed ecco che riceve dalle mani di Valiante il premio speciale. Grazie. Benvenuto e complimenti. Da giornalisti non solo italiani e non solo occidentali. Prego, 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 non scappiamo, non scappiamo. Allora, un esperto dell'area del Mediterraneo, e non potevamo con lui non parlare, visto che gli abbiamo chiesto come di... ci sono dei fans là sopra, non potevamo con lui non parlare di Napoli, la città che è qui di fronte a noi, città che è un po' una capitale di questo mare. Una città che vive, come tutti quanti noi sappiamo, all'interno di una emergenza rifiuti, dalla quale sembrano esserci degli spiragli di miglioramento, di ritorno alla normalità, ma che comunque continua ad essere una ferita aperta molto molto importante, che fa discutere. E allora guardiamo il suo editoriale. Ci stiamo abituando a tutto. Ci stiamo abituando ad alzare troppo spesso le spalle, al popolo del no, allo iodio 131 fra i cassonetti, alla spedizione coatta dei rifiuti. Ci stiamo abituando ai soldati per le strade, come avvenne negli anni 90 dopo le stragi di mafia. Ci stiamo abituando a vivere con l'emergenza. Anzi, l'emergenza non ha più un inizio e una fine. È un nuovo stato sociale, un assegno in bianco. È diventata un pretesto per lavori a tempo indeterminato. In alcune zone del nostro paese oramai l'emergenza è costante. Ci sono ancora le baracche a 100 anni dal terremoto, l'autostrada è sempre a corsia unica, gli appalti hanno il 3% ambientale, ultima trovata per giustificare le tangenti alla criminalità. Perché a Napoli si parla di emergenza? Se facciamo qualche conto, riusciremo a capirne qualcosa. Il commissario De Gennaro ha trovato per le strade 250.000 tonnellate di rifiuti. Considerando la produzione quotidiana, per oltre un mese nessuno avrebbe raccolto neanche un sacchetto. Insomma, diritto alla salute del tutto cancellato. Emergenza o menefreghismo? Come uscirne dopo i bagni di indignazione tardiva per una terra violata e colpita da un'epidemia di cecità? La macchia sarà forse cancellata dalla bonifica ambientale, certo, ma da sola questa non basterà. Napoli ne uscirà per davvero quando avrà il coraggio di attingere forza dal proprio passato e dalla propria storia, soprattutto quando metterà da parte compromessi ed esitazioni e prenderà in mano il suo futuro. Solo allora finirà di farsi del male. Ecco, giustamente, come lei dice nel suo editoriale, il pericolo è quello di abituarsi a tutto, come Napoli sembrava essersi un po' abituata, ma non è un pericolo che ha corso anche la stampa, che non ha forse pungolato abbastanza, che forse si è anch'essa rassegnata un po'? Ma non penso. Il vero pericolo è quello che le denunce forti, circostanziate, restino all'interno della stampa locale, nelle pagine locali, e diventano poi denunce complessive nel momento in cui spunta la parolina magica emergenza. Ma cos'è emergenza? Io appartengo a una generazione che parlava di emergenza nel momento in cui c'erano alluvioni e terremoti. Oggi l'emergenza forse si costruisce un po' a tavolino, perché, come ho detto nel servizio, c'è qualcuno che dall'emergenza vive, con l'emergenza vive. Ecco, questo secondo me è la grande lezione che dobbiamo prendere dai fatti di Napoli. C'è una frase bellissima che io leggerò malissimo perché purtroppo non sono napoletana, una frase
poetica di Pino Daniele, che dice: Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa, e ognuno aspetta sorta, questa attesa della sorte, di quello che deve succedere, che in qualche modo farà passare la giornata e poi arriverà un'altra giornata, e questo non deve essere. E domani sera, l'8 luglio, su questa stessa rete, in prima serata, da Piazza Plebiscito a Napoli, proprio Pino Daniele per raccontare invece con i suoi 30 anni di carriera, con la sua musica, con i tantissimi amici musicisti, attori, sportivi che sono venuti da tutta Italia per raccontare Napoli che non si rassegna, Napoli che vuole... E non si deve rassegnare come tutto il Sud. Certo, che non si deve rassegnare, che vuole fare invece un passo in avanti verso una consapevolezza diversa nella gestione anche di questa, diciamo, tra virgolette, emergenza rifiuti. Allora, grazie mille e complimenti a Giancarlo Licata, premio Ischia 2008 per l'informazione sul Mediterraneo.